Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Ratchet & Clank 2 per PS2. Bene, bene, bene. Dopo aver ottenuto nella parte passata il Pecorator, che è tipo l'arma definitiva di questo gioco, andiamo sul prossimo pianeta, Silver City, in realtà su Boldan, a visitare Silver City. Appunto, le due missioni sono trova Fizzwidget ed esplora Silver City. Mi pare abbastanza lapalissiano come cosa. Molto bene. Tra l'altro, io sto registrando questo gameplay pressappoco tutto negli stessi giorni barra settimana. Nel senso che qua dovrei essere tipo. Finiamo il discorso dopo, va che è meglio. Quindi attenzione! Megacorp ci ha assunto per proteggere il suo presidente, dottor Fizzwidget. Pensano che stia diventando un po' rimbambito e di conseguenza sono preoccupati per la sua sicurezza. Fizzwidget è un uomo all'antica, quindi voglio che tutto sia gestito con l'orgoglio e la cortesia per cui noi siamo conosciuti. Inoltre, fate attenzione a questi due soggetti. Ho un interesse personale a togliermeli per sempre dai piedi, quindi offro un grandioso pizza party alla squadra che riuscirà ad eliminarli. E ricordatevi, i drink e i dessert sono inclusi nella festa. Passo e chiudo. Ok, mi pare anche giusto come cosa. Se dai, metti un attaglio su delle persone, almeno offri una festa. Va bene, comunque, dicevo che sto usando questo gioco pressappoco negli stessi giorni barra settimana. Quindi sto caricando chiaramente, nel momento in cui sto registrando questo video, ho caricato neanche la prima parte, cioè non è pubblica nemmeno la prima parte ancora. Quindi mi si sono aggiunti altri giochi che voglio poi effettivamente fare, tra cui un gioco Lego. È probabile che lo inizierò a registrare oggi, quindi è probabile che nel momento in cui vedrete questa parte io avrò già iniziato un gameplay parallelo. Se non l'ho ancora fatto, è probabile che intenda farlo a breve. Comunque, chiacchiera a parte, dobbiamo andare a esplorare il tutto. Trova Fizzwidget, apri l'ingresso principale. Bene, quindi dobbiamo riuscire ad aprire questo ingresso principale. Non potendo passare da alcun'altra parte, dovremmo passare di qua. Immagino. Sì, vai all'ingresso iper qualcosa, iper standard probabilmente. Quindi faremo tutto il giro di qua e dovremo fare il giro dall'altra parte per aprire l'ingresso principale. Ok. Vediamo un po' qua dove andiamo a finire. Madonna, stiamo andando nel centro della Terra. Viaggio al centro della Terra. Molto bene. Qua dove siamo? Punto di controllo. Tieni premuto X per lanciare Levitator. Oddio, non mi dire che. Aspetta, ho capito. Aspetta un attimo. Qua devo andare dall'altra parte. E sì. Ok, devo riuscire a passare dall'altra parte prima che mi finisca l'effetto cazzo. L'effetto cazzo, molto bene. Va bene. Ok. Passa. Oddio. Mamma mia. Facile tutto ciò. Ok, da che parte devo andare? Solo per capire. Dunque, potrei fare tutto il giro da quella parte. Bah, proviamo. Anche perché vanno tutti da questa parte, quindi probabilmente devo farlo anch'io. O magari no, siccome non riesco a passare, muoio di nuovo, guarda. E vabbè, pazienza, di qua non si poteva passare. Forse su di qua, sì. Bene. Ora, mi sembra tutto molto complicato. Ora, devo solo capire da che parte passare senza prendere danni. Oh Gesù bambino. Non mi sembrava la cosa più semplice del mondo questa. Comunque, va bene. Comunque, bene o male ho capito quello che dovevo fare. Prendendo un po' di danni, ma va bene. Quindi immagino che qua andremo ad aprire il cancello principale. Giusto? Vediamo un po'. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo premuto un interruttore. Potremmo andare di qua oppure andare da questa parte. Fammi vedere di qua cosa c'è. Sali su. Yeah, stiamo andando dove? Di grazia. Boh, esploriamo. Ah, ti devi aggrappare. Bravissimo.
Dunque, cos'è questo? Ho tipo un po' di paura, si può andare qua? Sì. Ok. Che diavolo è tutto ciò? Dove cazzo? Giuro, non sto capendo niente. Ma niente, niente proprio. Dove sto andando? Oh Gesù, bambino. Non si capisce niente. Non ho capito quello che devo fare. Sicuramente qua, questa sezione la devo attraversare. Beh, sicuramente dovrò fare qualcosa, ma non so bene cosa. Ma che cazzo stai facendo? E però non vedo niente. Che cos'è? Oh mamma. E che diamine? Oh! E però dai, eh! Si capisce assolutamente niente! Sto per morire, eh! Va che sto per morire! Va che sto per morire! Più o meno ho capito, sicuramente mi porterà da qualche parte questo tizio. No! Cazzo! Che cos'è però? Magari stavolta forse dico, ce la facciamo! Mi sembra alquanto complicato tutto ciò. Vai! Qua a metà. Yeah! Alleluia! Buttatela nel buco. L'arma che volete modificare, buttatela nel buco. Ah, ho capito. Tu sei in grado di modificare armi? Sì, posso prendere la tua piccola arma e con un po' di modifiche trasformarla in un equipaggiamento devastante. Volete che ve la modifichi o no? Non ho tempo da perdere io. Nemmeno noi, veramente. Comunque, tramite Ball di Platino. Ok. Compra. Non posso fare niente? Va bene, non posso fare nulla. Comunque, va benissimo. Attiva venditore. Ah, è sempre lo stesso. No, niente, niente. Tanto non puoi fare niente. Qua mi dice che si può fare delle modifiche, probabilmente utilizzando i Ball di Platino, ma non posso farlo. Ok, quindi questo fa vedere se è una missione. Sì, apri l'ingresso principale, esplora Silver City e fatti un giro sui cavi elettrici. L'abbiamo fatto. Dobbiamo solo trovare Fitwidget. Va bene, rimane tutta l'altra parte. Noi abbiamo girovagato sui cavi elettrici come dei folli finora, ma non abbiamo fatto niente praticamente. Quindi direi che può essere. Ui, piano, eh. Ok, fai esplodere solo queste casse e poi ce ne andiamo. Torniamo, immagino, alla nave. Perfetto. E adesso abbiamo aperto il ponte. Quindi possiamo fare tutta quest'altra zona adesso. Pluristella, vieni a me. Ok. Ammazzali. Minchia questi. Minchia la sorella di sorda, quella buttanazza. Minchiazza la lorda. Allala. E che cos'è? Minchia, ma porca puttana. Porca puttana, ma che cazzo! Vaffanculo. E che cos'è? Ma guarda. Oh, ma vaffanculo, figli di puttana! Ma sti figli di puttana! Oh, interessante. Ok. Ah, qua c'è tipo. Ci possiamo mettere al riparo un attimo. Non so quanto possa essere utile da lontano così, ma. Uiii! Allora! Date una fanculo, bastardi! Ok, no, voglio il Minatom. E spara ste bombe! Yeah! Minchia, però esplodere i nucleari sono potenti! Siete morti? Ancora tu! Ancora tu! Ma non dovevamo non vederci più! Ok. Perfetto.
Adesso dove andiamo? Possiamo andare di qua? Oh yeah! Qua sì, è tutto molto molto casuale. Se riuscissimo a inquadrare questo, potremmo far esplodere tipo le casse esplosive. E che cazzo, minchia, c'ho di nuovo un punto vita solo. Vergogna, vergogna. Guarda te, puttana la Eva. Tanto, una cosa che mi chiedevo, ma e sono andato a recuperare un po' di munizioni perché l'ho veramente accolto. Ma il Pecorator, no? Avrà effetto su questi nemici? Sì, ma ci vuole molto più tempo per... Sì, ha effetto, ma ci vuole un sacco di tempo per farli fuori. Oh! Minchia però, mamma mia, sezione. Mi sta facendo venire scemo. E fallo fuori. Andato. Via. Seccalo. Figlio di puttana, muori. Cazzo, bubola, muori. Che cos'è? Guarda, sono una vita un colabrodo. Andiamo su da questa parte. Minchia, ma tutte e due le parti sono così. Che cos'è? Ma non ne vengo più a capo io qua. Mamma mia. Qua c'è della vita. Ok, l'abbiamo recuperata. E va benissimo. Oh mamma mia. E che cos'è? Là c'è un bolt, tra l'altro. E qua abbiamo due miniaton. Le usiamo. Lo usiamo subito e prendiamo di pluristella, sperando di tirare fuori un ragno dal buco. Ok. E dai, è morito un po'. Oh. Questa parte sembrava leggermente più semplice. Adesso abbiamo, sono due sezioni da fare. Una è questa e una è quella dall'altra parte. Se questa riusciamo a risolverla in maniera abbastanza celere, prendiamo anche dall'altra parte. Che tra l'altro tutte queste casse esplosive dovrebbero aiutarci a finire il livello in maniera più facile. Volendo, volendo. Ok, adesso, dunque, possiamo andare su di là? Andiamo un po' a vedere. Questo cos'è? Che l'ho visto qua bello bello. Punti nanotech aumentati istantaneamente. Molto molto bene. Quindi, possiamo andare su di qua? Sì. Good. Dunque qua immaginavo, se non ci le barriere, che ci sarebbero stati questi figli di puttana. Ah, tra l'altro un altro commento anche per meriti miei adesso. Ok. E seccalo. Bravissimo. Ora. Oh, Bastardi. Morite, cazzo. Mamma mia. Sto livello è veramente difficile, eh. Guardate, sono di nuovo senza vita, pazzesco. Di qua? Sì. Dobbiamo esplorare questa zona. Oh, cazzo, là c'è la vita, non la riesco a prendere perché mi ha seccato prima. Molto bene. Proviamo se riusciamo stavolta ad ignorare questi energumeni ed andare su di qua. Oh, ok. Ci abbiamo provato e siamo riusciti. Morite. Tutti morti, cazzo. E muori. Fanculo a te, a chi cazzo non te lo dice. Ma guarda un po'. Minchia. Madonna, ma non se ne viene a capo. Che cos'è? Ma minchia, ma che cazzo è? Ma attacchi su ogni fronte, ma basta! Ma che due coglioni! E che Cristo! Oh, dove cazzo sei? Minchia, ma devo cecchinare in sto gioco, ma quando cazzo mai? Oh! E muore! Guarda te! Minchia, è potente, oh! E non muore! Porco due! Oh! Devo andare a recuperare un po' di vita.
Oh, mamma mia, ma sto livello mi sta facendo venire scemo. Più di quello che già sono. Ok. E laggiù c'era un altro tipo, mamma mia, ne sbatto le palle. Giuro, sto impazzendo a fare sto pezzo di livello. Lo sto riprendendo da non so quante cazzo di volte. Mi sta facendo veramente diventare pazzo. Morite, per cortesia. Minchia, sto continuando a morire pesantemente, ma basta. Basta, cazzo, basta. Ah. E dai, vai a prendere sta vita. Ah. Mamma mia, mamma mia. Ok. Colpi di pluristella. Ah. Chi è che mi sta colpendo? Ah. Ciao, figli di puttana. Ah, mamma mia. Spero di essere quasi al termine di questa sezione perché mi state facendo veramente girare le scatole. Ho delle miniatom. Sì. Morite. Ah, mamma mia. Difficile sta parte, veramente difficile. Questi nemici sono veramente tosti. Oh! C'è un altro là! Figlio di Troia! Figlio di Troia! Che pensavo di essere al sicuro, invece ce n'era ancora uno là. Vaporizer ho, due colpi, quindi possiamo andare di cecchinazzo. Sì. Minchia, pensate che devo cecchinare invece Tank Clank. Ok. Mamma mia. Non subire danni. C'è qualcosa che mi ripristina la vita? Da qualche parte? Ah, molto? Devo stare attentissimo. Bene. Teniamo il Minotaur, anche se c'è una munizione sola, ma meglio che niente. È finito? Forse sì. Forse sì. Mamma mia. Forse. Sta parte qua è veramente tostissima. Mi sta facendo sudare sette camici. Punto di controllo. Oh, mamma mia, mamma mia, a che punto siamo? Ah, bene, era pure ora, eh. Che caspita, qua ottengo, mi sa, la corazza nuova. Ci voleva giusto 100.000, mica meno male, giusto giusto ce l'ho. Volevo tenermi i soldi per qualcos'altro, ma meglio comprare la corazza, sicuramente. Comprare, sì, giusto giusto, eh. Benissimo, tanto andiamo a vedere un attimino nei gadget, si vede la corazza? No, non nemmeno. Dove si vede la corazza? Volevo vedere se dava una descrizione, anche solo sommaria. Corazza Duraplate. La nuova corazza Duraplate della Megacorp ha un doppio strato che offre fino al 50% di protezione. Molto bene. È sicuramente utile perché siamo veramente. Allo stato attuale eravamo veramente in una condizione pietosa. Insomma, subivamo un sacco di danni e forse subivamo tanti danni ed era così difficile arrivare fino a qua proprio perché dovevamo ottenere la corazza. Probabilmente. Adesso noi potremmo tornare al punto di partenza oppure proseguire di qua e fare l'altra missione che nel frattempo mi sono dimenticato, trovare Fizz Widget. Bene, quindi andiamo, direi di andare di qua. Così andiamo a finire. Qua io farò un tantissimo montaggio. Oh, qua c'ho i gravi scarponi che mi permettono. Figlio di puttana. Minchia bella però questa sezione. Cioè particolare. Conviene forse cercare di evitarli questi qua, non stare a impazzire. Però magari finiva anche la strada. Ma dove cazzo devo andare, scusa, eh? Ci cioè, vado giù di qua, no? E ho capito, va benissimo. No? Ma dovrò entrare da qualche parte? Immagino di sì. Ok. Ho fatto finire di sotto. Bene. Ok. Interessante. Ciao. Morite tutti. Boom. Tutti di sotto. E vai. E devo entrare qua forse? Sì. Di qua. Perfetto. Oh fuck. Mi sembra tutto un po' complicatino. Oh, mi gira la testa. Mi gira la testa. Ok, siamo arrivati dove? Mamma mia, non si capisce più niente. Immagino che dovrò andare giù di qua, ma usiamo un po' di tatticismo. Qua andiamo di cecchinazzo. Perché se ci buttiamo giù, quelli poi ci rompono i coglioni. Allora, noi facciamo una bella cosa. Aspetta, ho preso l'arma giusta. Il vaporizer, questa qua.
Andiamo di cecchinazzo. Quelli che giocano a sesto calte forbice li facciamo fuori subito. Quello. Minchia, colpo sprecato. Ok. Poi. Ciao. Muori. Qua si va di cecchinazzo potente. Ho finito i colpi. Bene, quindi adesso anche volendo non posso più andare di cecchinazzo. Quindi andiamo giù di qua. Oh, nuovo punto di nanotech. Interessante. Ah, bene, 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 bene. Quindi distruggiamo tutte queste casse. Recuperiamo il nanotech che stranamente è al 100%. E anche il fatto che abbiamo la nuova corazza forse ci aiuta anche a tenerlo leggermente più alto questo nanotech, non perderne tanto. E poi possiamo andare di qua adesso, tranquillamente. Qui abbiamo distrutto i nemici da distanza. E bisogna anche agire un po' in maniera stealth qua, per non impazzire troppo. Ok. E qua, ah, di nuovo. Quindi mettiamoci dietro la paratia e andiamo di cecchinazzo. Tre colpi di vaporaser ci bastano, o perlomeno cominciano a servire a qualcosa. Uno, non ho più colpi, ma andiamo di super lanciere. Muori. Yeah. Quelli forse anche questi vogliono morire. Capito. Ma se riesco a colpire tipo da qua, li faccio cadere di sotto. No. Non li riesco a raggiungere di qua. E niente, allora andiamo di swing shot e poi una volta di là. Oh, una volta di là ci pariamo e li facciamo bastardi. Li facciamo cadere. Sì, figata. Ok. Ah, è caduto di sotto. Questo è ancora vivo? No, aspetta. E muori. Muori. Cadi anche tu. E cadi. Yeah. Beh, è proprio facile così in effetti, eh. Oh, no, sì che era ancora vivo. Ah. Questo era un die hard, un duro a morire. No, cazzo. Aspetta un attimo, facciamolo cadere. Cadi, cadi. Oh. Cazzo! Ma dove cazzo eri arrivato tu? Meno male che adesso mi tolgono un po' meno punti vita, sennò qua mi avrebbe seccato pesantemente. Ok, nel frattempo che mi gira la testa malamente. Siamo arrivati qua. Lungo sto pianeta, finisce più. Ok, e saliamo su di qua. Troveremo Fitzwidget finalmente. Chi può dirlo, chi può dirlo? Lo scopriremo solo vivendo, probabilmente. Ancora, e basta. Porca zozza. Non ho più armi. Dovete finirla. No. Ah, cazzo. Volevo tipo fargli esplodere la miniatom lì vicino. Qualcosina gli ho fatto, ma non molto. Sì, vabbè, dai, qualcosina ho fatto. E prendiamo il pluristella. Ah, bastardi. E allora andiamo di prepotenza. Andiamo di prepotenza proprio. Fallo fuori. Bravissimo. Ottimo. Si va di qua. Stiamo arrivando, eh. Cucù. Oh, di nuovo. Stessa sezione di prima. Bene. Sì. Cazzo, però qua. So cazzi. E qua so cazzi. Ho finito. Ma scusa, non spara più. Ma che cazzo. Ah, adesso sì. Non voleva sparare più prima. No! Vabbè, ma vai a fanculo. Dove vai? Dove vai? Dove stai andando? Dove stai andando? Ma dove va? No, era di rientrata quasi quasi che ce la facevo. Nella sfiga quasi quasi che ce la facevo. No, di nuovo tutto da capo, no! Siamo di nuovo qua. Ah, mamma mia. Adesso ho cercato di ottimizzare, tenere, di essere un po' più parsimonioso con le munizioni. E ce l'ho fatta da arrivare fin qui. Diciamo, in maniera un po' più intelligente. Ora, se voi morite, mi fate un grandissimo favore. E morite. Cazzo. Muori. Muori. Cazzarola. Ah, mamma mia. Mamma mia. Ok, ci abbiamo equipaggiato questo di Minioton. Perfetto. Ok. Morte. Morte, fa un po' anche la mia. Se non faccio attenzione. Un altro punto di nanotech. Bene.
E adesso stiamo attenti, scendiamo giù di qua. Ui, muori un po'. Cazzo, sono nella merda. Sono nella cacca profonda. Ok. Muori, cazzo. Tutte e due morti. Via, fuori dalle scatole. Ah, di qua devo passare. Giusto? Mamma mia. Si capisce assolutamente niente in queste sezioni con i gravi scarponi. Qua vedo qualcuno. Forse abbiamo trovato Fizzwidget. Forse. Magari, eh? Che dici? Che cosa? Questo non è Fizzwidget. Ti piacerebbe avere un protopet in omaggio? È disponibile solo per oggi. Dov'è finito? Fermi, imbecilli! Oh, no. Da questo momento siete in arresto con l'accusa di avere tentato di eliminare il dottor Fizzwidget. Ma non è lui! Lascia perdere, amico, tanto non la dai a bere a nessuno. Tu e il tuo compare vi siete guadagnati un viaggio nella nostra nuova prigione. Guardate qua. La prigione Tax for Less vi augura una felice incarcerazione. Dopo l'orientamento a bordo piscina, i nuovi arrivati potranno recarsi uno alla volta dal nostro nutrizionista galattico. Questo professionista si assicurerà di preparare una dieta speciale, appropriata alla vostra razza. Dopo, incontrerete il vostro personal trainer nella sala fitness. Ricordate, la permanenza in prigione sembrerà più lunga se non siete in buone condizioni fisiche. E nei momenti in cui vi capiterà di sentirvi tristi, sono a vostra totale disposizione i nostri 10 maestri di vita. Vi aiuteranno a trovare di nuovo il sorriso. Prigione Tax for Less. Vieni a provare il massimo della sicurezza. Beh, cosa ne pensate? Non sembra poi tanto male. Immagino che abbiate menù anche per i vegetariani. Ovviamente, vegani, fruttariani. Ehi, un momento! Tu, portali via! E confisca anche la loro astronave. Ehi! Scusa? Ho analizzato i dintorni e seppure a malincuore, devo riconoscere che non c'è assolutamente modo di scappare. Tranne quello. Qualcuno ha una fidanzata? Aspettami, torno subito. Per strada! Non fermarti per nessun motivo. E così sono stati arrestati i nostri Ratchet & Clank e siamo stati portati dove? Su pianeta Aranos. Ma questa parte è durata tantissimo, almeno io che la sto registrando è veramente lunghissima, dovrò tagliare un sacco. Quindi per adesso finiamo qui la missione, appunto, libera Ratchet dalla prigione, ma la facciamo nella prossima parte. Quindi per questa parte è tutto, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Ratchet & Clank 2 per PS2. Quindi alla prossima, ragazzi, ciao ciao.